Partiamo dall'esito di questo riunione. Il centrosinistra chiede che Abramo arrivi in consiglia da dimissionario. Ritengo che lo chieda la città, non lo chiede il centrosinistra. Ritengo che oggi per opportunità politiche sia necessario un chiarimento nell'aula preposta che è il consiglio comunale. Non si può buttare giù tutto quanto e dire che non è successo niente rifacciamo una nuova giunta quando invece fuori da questo, da questo palazzo c'è il putiferio. Insomma. Lei ha parlato della sua, della sua decisione di non candidarsi poi alle prossime elezioni, ma lei pensa che la città sarebbe pronta in questo momento ad affrontare un'altra tornata elettorale? Io ritengo che la città abbia bisogno di essere governata. Le persone non sono importanti in questo momento, sono importanti le idee e i percorsi che si vogliono perseguire. Ho detto che non sono più disponibile a candidarmi a cons come consigliere comunale. Sì, ribadisco che di non essere più disponibile a candidarmi come consigliere comunale. Ma questo non significa che non continuerò a fare politica. La politica non si fa soltanto dal consiglio comunale, si fa anche stando in mezzo alla gente e continuando a stare in mezzo alla gente, da consigliere comunale e senza esserlo. Al di là del moralismo che può essere nato dopo questa vicenda scaturita in questi, in questi giorni, che idea si è fatto lei da personale cittadino anche dalla percezione che i giovani hanno avuto di questa classe politica? Questo è il modo per allontanare la gente dalla politica. Questo è, il modo per, questo è il motivo per il quale la gente si è allontanata dalla politica. Ma la politica ritengo e ribadisco, secondo me, è l'atte più nobile che ci possa esistere. Sbagliano gli uomini. La politica è confronto, la politica è avere un pensiero costruttivo e non avere inimicizie. La politica si fa con sentimento e non si fa con risentimento. La politica si fa con le idee e con i fatti, non con le chiacchiere. La gente si allontana perché non ha visto tutto questo. Senta, per chiudere, lei ha parlato di debolezze. L'uomo ha le, da, le sue debolezze e le debolezze in questa amministrazione stanno venendo fuori. Le debolezze rappresentano lo stato di ogni uomo. Sta venendo fuori uno spaccato che difficilmente riusciamo a, a comprendere. Stanno uscendo fuori le, debole, le debolezze umane. Sulle debolezze umane ognuno risponde per se stesso. Ritengo ci sono. non, non voglio dare mh, giudizi di natura etica e morale perché mh, non sono. nessuno me li chiede poi sostanzialmente. Però ritengo che chi riveste un ruolo pubblico debba avere un'etica e una morale al di sopra di ogni sospetto. e Quando queste vengono meno ritengo sia doveroso fare dieci passi indietro. Questo è il mio modo di interpretare la politica. Consigliere Giglio, il centro-sinistra ma la città intera chiede le dimissioni del Sindaco Abramo, un suo personale pensiero riguardo a questa riunione di questa mattina. Sì, noi abbiamo chiesto un consiglio straordinario in cui il sindaco deve presentarsi dimissionario e spiegare alla città quello che sta succedendo, perché eh, riteniamo le indiscrezioni giornalistiche emerse come non una sorpresa ma come conseguenti a tante battaglie specifiche, non nel mucchio che noi abbiamo fatto. Gli argomenti sollevati dalle mense ad altri tipi di tematiche sono cose che hanno avuto sempre la nostra attenzione nelle battaglie politiche, sulla stampa e con atti formali. Ed è per questo motivo che eh, se, eh, se si delinea un sistema dove, a prescindere dall'entità, dell'illecito, quindi del presunto illecito, quindi parliamo di una multa, di un eventuale appalto, se in realtà quello che si delinea è un sistema dove il potere serve a questo e non al bene comune, beh dobbiamo fermarci tutti e fare una riflessione ed essere disposti anche ad andare a casa. E nel tuo intervento hai parlato di una sorta di struttura del potere che però adesso piano piano sta accadendo, anche grazie magari a delle debolezze umane che stanno venendo fuori. Ma è chiaro che eh, purtroppo Catanzaro è una città dove c'è tanto bisogno eh, e il bisogno eh, a volte viene usato per, come appunto, strumento di potere, come strumento di elargizione o di clientela. Se non si combatte questo eh, a qualcuno può interessare che continua ad esserci il bisogno per poi intervenire in questo modo chirurgico.